Unipd, consigli per l'uso. Stiamo raggiungendo nell'antico cortile del Bo due dei rappresentanti della Goliardia di Padova. Due ordini però completamente differenti. La prima domanda, Alessandro, la rivolgo a te e dopo con Enrico approfondiamo anche la location, mi viene da dire, per fare un po' l'acculturato, essendo qui in università. Allora, che cosa significa essere goliarda e che cos'è la Goliardia? Allora, la Goliardia sono le antichissime confraternite che ci sono universitarie e noi teniamo tutte le antichissime tradizioni, le nozioni, un po' quello che è il mondo, l'universitario. Diciamo. Quindi la cultura che viene tramandata oralmente o c'è un libro? Sì, c'è qualche trattato scritto, però è molto più bello farsi raccontare tantissime cose a voce. È un modo anche per socializzare, conoscere un sacco di persone. Ci sono perse alcune scritture, alcune conoscenze così però, perché poi qualcuno è scomparso. Ma non i goliardi, non accadrà a voi di certo. No, no, infatti. E come funziona in breve la goliardia? Uno studente che si iscrive all'università ha la possibilità, se conosce un goliarda, non è difficile non conoscerci perché siamo sempre in centro che giriamo. E anche riconoscibili. Esatto, cioè se non noti uno che gira con un mantello così è un po' difficile. E devi chiedergli di entrare, farai un processo. Dovrei portare dei doni, delle cose, qualcosa che ti verrà spiegato, dovrei superare delle prove. Superate queste prove, potrebbe essere che tu riesca ad entrare. Come no? Quali sono questi doni di cui insomma stiamo parlando? I goliardi sono noti per essere goderecci, come dicevamo, quindi Bacco, Tabacco e Venere sono le nostre divinità, i doni dovranno rappresentare Bacco, Tabacco e Venere.